Ciao amici di Low Pills e la legge per tutti. Come è noto, dal 2016 finalmente anche in Italia le coppie omosessuali hanno la possibilità di celebrare l'unione civile ed è altrettanto noto che i conviventi di fatto abbiano la possibilità di regolare i propri rapporti patrimoniali con un formale contratto di convivenza. Quello che è meno noto è che la stessa legge, la numero 76 del 2016, ha disciplinato dall'articolo 38 all'articolo 50 dei veri e propri nuovi diritti, diritti che sorgono per il solo fatto di convivere ed essere sentimentalmente legato a una propria persona. Appunto, il presupposto è questo: anagraficamente vivere sotto lo stesso tetto ed essere legati da un rapporto affettivo e personale. Se ricorrono questi presupposti, il proprio partner convivente è equiparato in tante situazioni, è stato equiparato dal 2016 in tante situazioni a un vero e proprio coniuge. Per esempio, così è per l'ordinamento penitenziario, così è in caso di ricovero ospedaliero, dove il convivente di fatto avrà diritto ad accedere sia alle informazioni riservate del proprio partner, sia andarlo a trovare con una maggior libertà rispetto a una persona comune. L'altra grande fetta di nuovi diritti che si è creata è relativa proprio all'immobile di convivenza comune. Immobile ove il convivente di fatto superstite avrà diritto a vivere per 2 anni minimo dopo il decesso dell'altro, sino a 5 in base alla durata della convivenza, e addirittura potrà subentrare nel contratto di locazione. Mi sembrava utile questo video, vi saluto. Low Pills, legge per tutti.